ora dedichiamo questo articolo a Rossella Intellicato, la ex tronista di Uomini e Donne e ex Grande Fratello. Ormai è passato molto tempo, infatti se non mi sbaglio erano i primi di dicembre quando lasciò il trono in aperta polemica con Tina Cipollari. Spinte, tirate di capelli. Non si è capito bene cosa sia veramente successo. Fatto sta che di lì a qualche giorno, Rossella Intellicato si è fidanzata con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. E anche adesso stanno insieme, anche se sembra che la passione si sia un attimo raffreddata. Ma tralasciando questo, Rossella si è rivista in settimana con Alessandro Basile, e anche se non c'è l'amore, la simpatia sì. Scrive infatti Rossella Intellicato nella sua pagina Instagram. Ciao a tutti. È davvero bello vedere tutto questo entusiasmo da parte vostra, perché questo per me significa aver trasmesso qualcosa di vero, perché quell'esperienza l'ho vissuta veramente. A quei pochi fenomeni che commentano scrivendo business vorrei chiedere a che cazzo di business si riferiscono, dato che per quanto mi riguarda sono una pecora nera anche in questo, avendo rifiutato ogni tipo di serate / collaborazioni e persino rinunciando al mio locale, che stava diventando motivo di gossipetti di basso borgo, eccetera. E non perché due spicci non mi facessero comodo, anzi. Ma proprio perché non ho vissuto questa esperienza con questo fine, ma perché volevo fare un'esperienza nuova, sperando che la cicogna mi facesse incontrare la tipa giusta. Ci credi? Sono contento. Non ci credi? Sti cazzi. Detto questo, vi ringrazio di cuore e vi spiego cosa è successo. Mi trovavo nella sala di attesa di un'agenzia aspettando un'amica che lavora lì, suona il campanello. Nessuno apriva perché in riunione. Così mi sono alzato e ho aperto e pa. Rossella. Se hai presente l'espressione tipica del "ma che cazzo stai a fa qua?". Bene, quell'espressione era la mia. La scena di un film, quelle che proprio non ti aspetti. Così dopo l'imbarazzo iniziale, abbiamo chiarito quei dubbi che c'erano con serenità e ci siamo raccontati del più e del meno, per quello che mi riguarda meno. Vogliamo dire pazzesco. Sì. È pazzesco. A volte capita. A me spesso. Ciò che conta è aver costruito qualcosa, e non importa dargli per forza un nome. Nonostante un po' di amarezza, se vivi le cose davvero allora puoi stare certo che qualcosa rimane. E con questa stretta di mano potrebbe essere nata un'amicizia, di certo inaspettata. Continuo a cercare quello che stavo cercando e vi bacio tutti.